Eccomi, ciao, buonasera, siamo ancora qui con l'amico Stefano, nella nostra trasmissione. Stefano, come si chiama? Passi di rugby on Steranini Day. Ma hai visto che bello il logo che c'è? A proposito, stavo giusto dicendo, grazie Anna per il logo bellissimo, tutto molto bello, ma una chicca particolare, la I, che è fatta con un microfonino eccezionale. Lì c'è il tocco. Logo bellissimo. Lì c'è il bellissimo. Grande la Elena. Paolo, buonasera. Sì, ciao! Ciao Mitico, ciao! 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 Tutto bene? Tutto bene, siamo già in diretta, siamo partiti, giusto? Siamo partiti. Ciao Paolo, anche da Stefano! Ciao, ciao Stefano! Tutto ciao. Bene? Bene, grazie! Le tue attività come stanno andando? Ma dai, iniziano adesso, arriva la stagione, la mia stagione adesso, arriva l'inverno, quindi si può nuotare finalmente. Ma sei quindi già in fase di allenamento? Sì, beh, nel senso non ci fermiamo mai e questo è un momento importante per noi perché le temperature dei laghi cominciano a scendere, quindi è importante continuare ad allenarsi adesso per non avere poi problemi dopo quando le temperature saranno ancora più basse. Mi viene una battuta, guarda, io non ho ancora messo il pile ma l'ho preparato, credo che domani lo metterò, quindi non so tu come fai a certe temperature. Ma questo ce lo diciamo sempre, quindi ti faccio sempre i complimenti. Prossimi. Stefano, posso? Prego, prego. Prego, vedo gli ospiti che continuano a sbarrare gli occhi, acqua, tempo, arriva la stagione. Paolo, due battute su cosa fai, cosa non fai, qual è il tuo sport, dove vai? Esatto. Allora, il mio sport si chiama ice swimming, che vuol dire nuotare sotto i 5 gradi senza muta. Quindi per questo che ho detto che inizia la nostra stagione, perché le temperature dell'acqua da adesso in poi continueranno a scendere e quindi finalmente potrò praticare quella che è la mia attività sportiva principale. E tra l'altro preparazione a un grosso evento a cui parteciperò a maggio, pandemia permettendo, che sarà andare a nuotare al nord delle Svalbard, al Polo Nord. E come ti senti per questo evento, mentalmente soprattutto, perché immagino che... Ma in questo momento ho ancora la preparazione tutta da fare, perché appunto le temperature, io nuoterò probabilmente a 0 gradi o una temperatura dell'acqua sotto lo zero, come ho fatto al Polo Sud, perché il mare ghiaccia a meno 1,8, per cui può essere che l'acqua sia anche sotto lo zero. Sono sicuramente molto eccitato dall'idea di andare partecipare a questa nuova avventura. Sono 2 anni che dobbiamo andare, ma purtroppo sono 2 anni che dobbiamo rinviare. Quest'anno sembra l'anno buono. Bene, ce lo auguriamo tutti, anche perché vorrebbe finalmente dire un po' di ripresa. Gian, prima di chiudere, che poi così lasciamo... Paolo? Paolo, 2 battute sull'ultima tua avventura, che so che non è finita da molto. Sì, sono stato quest'estate in Russia con un progetto dell'ONU, per un discorso ambientale. Hanno scelto 8 nuotatori da 8 nazioni diverse, abbiamo nuotato per 80 km, abbiamo attraversato il lago Baikal, che è uno dei laghi più grandi al mondo, lungo 630 km e profondo 1600 metri. Un quinto dell'acqua dolce mondiale risiede nel lago Baikal, quindi per questo che aveva una grossa valenza ambientale. È andata bene da un punto di vista natatorio, poi purtroppo abbiamo avuto delle complicazioni, nel senso che tutti e 8 nuotatori, pur se vaccinati, abbiamo contratto il Covid, quindi siamo dovuti rimanere comunque in Russia 10 giorni in un albergo. Io oltretutto ho rotto anche una costola, per cui insomma, però fa parte dell'avventura. Chi vuole vedere le tue avventure? Pagina Facebook, dove può vedere tutto quello che fai e hai fatto? Sì. Come, scusa? Ti ho sentito male. Per vedere quello che fai hai una pagina Facebook? Sì, per ho una pagina Facebook Paolo Chiarino, una pagina Instagram sempre Paolo Chiarino. Chi vuole sicuramente può vedere qualche foto dei posti dove sono stato. Ho avuto la fortuna, facendo questa disciplina, di visitare e di nuotare nei posti più strani e fra i più belli del mondo. Io in chiusura vi dico semplicemente... Seguite Paolo, perché tutti i giorni
vi dà qualcosa di bello e davvero di emozionante da vedere, da guardare. Io, tra l'altro, ho avuto l'opportunità di intervistarlo anche singolarmente. È una persona davvero squisita. Grazie Paolo per Grazie, essere. grazie a voi. Grazie Paolo per essere intervenuto stasera a Pazzi di Rugby on Stella di DJ. Ci sentiamo Grazie. presto. Grazie, Grazie, ciao ciao, Paolo, buona grazie. serata. Ciao, Ciao, grande. ciao, ciao. Ciao. Siamo in compagnia dell'amica della sorgente, la Daniela e l'Anna Sandonà. Sono tornate, adesso perché ne hanno Lisa. Sono tornate a trovarci per ricordare alcuni appuntamenti che ci sono nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. E per rispolverare cosa sono, cosa fanno, la cooperativa La Sorgente cos'è, voglio approfittarne, lasciami dire questa cosa dal Giraluna, ragazzi, Corso Matteotti, 19 a Montichiari, dove si trova, Certo. dall'amica Sandra. Sandra Alberti, Sandra Alberti. giusto? Dove il Giraluna che cos'è? È un laboratorio di attività lavorative dove i ragazzi e le persone con disabilità possono far vedere quanto sono capaci invece di essere persone in grado di fare delle cose belle che siano anche vendibili, quindi negozio di vendita di oggettistica regalo e bomboniere, quindi cresime, matrimoni, lauree o oggetti regalo fatti dai ragazzi, oggetti belli che danno valore alle persone con disabilità e al loro lavoro. Il Natale è già arrivato là perché sono passato a trovare la Siamo settimana pronti? scorsa. C'è già una bellissima vetrina allestita. Ma che Sì, bello, è ma che bellissima. bello. Stanno già lavorando, stanno già facendo grandi cose. Quindi, regali di Natale per dargli un valore aggiunto anche al regalo di Natale. Potete passare a trovare l'amica Sandra. Gli orari e tutti gli Pagina indirizzi. Facebook Laboratorio Giraluna. Bravissima, bravissima. Poi c'è la nostra amica Laura. Anna. Anna, Va bene anche scusa. Laura, non è un Anna. problema. Anna invece, Non mi offendo. oh, ci mancherebbe, scusa. Anna. Dici Anna, dici due parole. Va bene, Chi allora ti occupi? Tu ti io occupi? coordino il CDD di Montichiari, Concerto Diurno Disabili, e Civico 34, che è un progetto che è nato quest'anno, dove insomma sono appartamenti dove all'interno vivono quattro persone, sono persone con disabilità che frequentano i nostri servizi, due frequentano il Centro Diurno Disabili, mentre due ragazzi frequentano lo SFAC, il Servizio di Formazione all'Autonomia. Inoltre, in aggiunta c'è Nonna Lina, quella che per noi è Nonna Lina, che è la mamma di uno dei ragazzi che frequenta il CDD, e anche Civico 34, diciamo che è un po' il nostro modo per dire che nonostante le fragilità, nonostante la disabilità, l'opportunità della vita indipendente, dell'autonomia e di raggiungere i propri obiettivi è sempre pronta. Tant'è che loro sono ragazzi fragili, però stanno dimostrando che vivere in autonomia è possibile, c'è sempre comunque il supporto dell'educatore, però insomma vivono lontano dal nucleo familiare e vivono in totale, ripeto, autonomia, perché è proprio questo il senso di Civico 34. Voglio raccontarvi brevemente che ho avuto l'onore, mi viene da dire, di poter visitare, grazie a Daniele, ma grazie anche a Anna, Civico 34. È un posto davvero accogliente, davvero molto bello. Gli appartamenti sono molto belli. Anche le due ospiti datate di cui avete parlato in precedenza sono due persone molto molto belle, perché nonostante l'età, vi dico, sono due persone veramente autonome, veramente ancora in gamba. La cosa bella è che sto uscendo da uno degli appartamenti, sto salutando Daniela, grazie per la visita che mi hai fatto fare. Una delle due signore Nonna Lina. esce dall'appartamento, la sta aspettando un'amica perché dovevano mangiare la pizza insieme quella mattina. 91 anni compiuti. 91 anni compiuti, quindi Bene. è stata una bella esperienza anche per E me. ne approfitto per salutare i ragazzi della Sorgente, che con loro abbiamo iniziato un percorso il venerdì mattina al centro San Filippo con gli amici della Sorgente, e poi abbiamo creato anche un gruppo che si chiama i ragazzi Arcobaleno, che non vedo l'ora di ripartire con loro perché sono fantastici, perché andiamo insieme a dipingere quello che ci viene proposto. È una cosa, è unica, emozioni vere. Quindi chi vuole, venerdì mattina dalle 10 alle 11 ci può trovare al centro San Filippo lì a Montichiari, via Allende, per passare un'oretta con noi insieme ai ragazzi. E volevo ringraziare ancora Andrea Cataulo, che è venuto anche venerdì scorso e mi ha detto che ritornerà. Non so se viene ancora venerdì questo, ma invece mi ha detto che verrà perché vuol venire a provare a dipingere con noi. Quindi Andrea, mi raccomando, ho già preparato la blusettina proprio.
Già, ma a proposito dimmi di Sorgente 34, Sorgente e Civico 34, domani sera c'è un appuntamento molto importante. Domani sera c'è un appuntamento importantissimo al ristorante Pizzeria Capriccio a Montichiari dalle ore 19.30, però se arrivate un po' prima alle 19 c'è l'amico Fabio Chiesa insieme alla Valentina che faranno la mostra fotografica. No, volevo vedere se eravate attenti una volta, cioè, io lo so, una volta. Cos'è? È la serata del cuore dei pazzi di rugby, la serata in cui ci ritroviamo, ormai sono 5 anni che facciamo. Che bello esserci stavolta, sarà una serata emozionante. Bravissimo, sì. C'è anche, ti dico, ci sarà anche il Mauri, il resto del Mauri, che non so se lo conosci. Avremo sì, per la squadra. Per la squadra, ecco, sì. Domani sera mi ha chiamato oggi, sono anche lui insieme ad altri due accompagnatori che seguono anche lui. Ci sarà il mitico Andrea Cattavolo, Ugo Palmisano, il DJ Emi, sarà una bellissima serata. Il ricavato della serata, quello andrà in beneficenza a sostegno del Civico 30, il progetto Civico 34 degli Amici della Sorgente. Chi vuole venire? Le prenotazioni, no, mi sa che sono già chiuse. La pizzeria è aperta a tutti. Sì, l'abbiamo comunque pubblicizzata. Elena giustamente dice non sarà pronto il video. Esatto. L'abbiamo comunque pubblicizzata, sì, perché esatto. Secondo chi vedrà, secondo il video, me saprà che è stata fatta la serata. È un evento comunque certo. Importante. Sì, 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 non ci mancherebbe. Sì, sì, esatto. Bellissimo. Mi resta che dire, ci vediamo domani sera. Chi c'è? Ci vediamo domani sera. Noi ci siamo, di Sorgente saremo quasi 60 persone. Grande. Tra servizi, ragazzi, operatori fuori orario, in orario, però gente di Sorgente. Ah, però gente di Sorgente. E questa è lo sai che c'è già adesso. Gente di Sorgente, le magliette, gente di Sorgente, tatuaggio. In diretta direi breve ma intensa, come dicono esatto. Quelli bravi, Dan. Esatto. Direi che se non hai, se i nostri ospiti non hanno nient'altro da aggiungere, possiamo. Arrivano un appuntamento da segnalare? Avremo un appuntamento, ma magari Stefano verremo a presentartelo più avanti, nel senso che c'è ancora un po' di tempo. Ogni anno Sorgente organizza quella che è la sua cena sociale, che non è sua, nel senso che è organizzata da Sorgente, ma è aperta a tutti quelli che vogliono venire. Quest'anno sarà l'8 gennaio al foyer, quindi al centro fiera di Montichiari. Quindi spiedo per tutti, menù vegetariano alternativo. Estrazioni dei nostri biglietti della lotteria, quindi intanto segnati l'appuntamento e ti aspettiamo. 8 gennaio, foyer, centro fiera di Montichiari. Yes. Ci vedrò di esserci. Assolutamente. Adesso non posso darvi la no, non abbiamo ancora aperto le prenotazioni, è un po' presto. Però intanto segna. Segnerò sicuramente. Io ovviamente ringrazio le nostre due ospiti in presenza, Daniela e assistente di cui adesso Anna, giusto? Gianluigi sta diventando come lui con i nomi. Eppure un nome semplice. Ringrazio voi due per essere state qui ancora con me e con noi stasera, come sempre bellissimo. Grazie Gian per l'ottima conduzione, grazie naturalmente a, frase ripetitiva ma bella, mi piace, lo dico, alla persona che c'è al di là del vetro, colei che corna, riprese, loghi, locandine, tutto social, nostra numerica. Grazie Elena ancora una volta. Grazie. Prego. Grazie.